Ciao a tutti, domani finalmente si torna a vedere la Reggiana allo stadio, nello specifico Reggiana Lucchese, una partita che in linea teorica, secondo la carta, non dovrebbe essere un impegno proibitivo. La Lucchese è una squadra che comunque si appresta a giocarsi le sue chance per salvarsi e non certamente per andare in Serie B, e quindi è il momento anche giusto, la prima partita, per iniziare a capire chi sono i nuovi acquisti, che fra l'altro alcuni sono arrivati qualche giorno fa, quindi neanche troppo lontani. E di conseguenza vanno integrati e vanno inseriti nel contesto reggiana, che l'anno scorso ha funzionato molto bene, se non per i playoff, che invece è stata tutta un'altra roba. E ci ricordiamo, ahimè, l'ultima partita contro Salò, dove è stata veramente una cosa allucinante. Ma andiamo avanti, perché è giusto andare avanti. Questa è la prima partita del campionato del 2022-2023, quindi bisogna guardare sicuramente al futuro e non al passato. E cosa dire? Beh, quest'anno qualche assenza ci sarà, perché è andato via Zamparo, è andato via Igor Adrezza, è andato via Contessa, quindi insomma sicuramente giocatori che l'anno scorso hanno fatto diverse partite e hanno dato il loro contributo al buon risultato anche della Reggiana. Zamparo, come sappiamo, è andato all'Entella per una cifra anche importante, purtroppo è andato in una squadra che è nostra diretta concorrente alla Serie B, perché l'Entella ci sta puntando molto, così come il Cesena. E Radrezza è andato invece al Padova, che è nel girone A, quindi insomma non dovrebbe darci più di tanto fastidio. E Contessa è andata al Turris, credo che sia una squadra di serie del girone C, esatto, credo. È andato via anche Andrea Reghini, ma questo in prestito al Pro Vercelli. E alcuni acquisti importanti sono arrivati, quindi saranno da testare. Non certamente uno dei primi acquisti della Reggiana, che è Eric Lanini, che era con noi anche l'anno scorso, che ha fatto tanto bene, ha fatto 15 gol e per fortuna è tornato dal Parma, che era chi deteneva il suo cartellino, quindi è stato ridato alla Reggiana, e quindi è una cosa positiva, perché comunque di lui avevamo necessità. Anche perché dovrà fare coppia assieme a Adriano Montalto, giocatore che arriva invece dalla Reggina, giocatore di esperienza che ha giocato diversi anni sia in Serie C ma anche in Serie B, quindi un giocatore che potrebbe assolutamente fare comodo, e speriamo che quest'anno esploda in maniera clamorosa, perché insomma le sue prestazioni serviranno come il pane. E alla Reggiana è arrivata anche dal Modena Abdul Guiber, se lo dico bene, ma avrò modo di imparare il suo nome. Giocatore che viene dal Modena, qualcuno ne parla bene, io non lo conosco, però insomma speriamo che sia un giocatore che faccia la differenza. È stato presentato anche in maniera importante dalla Reggiana, insomma speriamo bene. E altri giocatori sicuramente da tenere d'occhio è Andrea Iristov, giocatore della nazionale bulgara o rumena, adesso non mi ricordo, scusatemi, che è un prospetto interessante. E un altro prospetto interessante sicuramente è Elvis Cavasci, che viene dal Como, è stato acquistato in maniera definitiva, anche se poi il contratto che gli viene assegnato è solo di un anno, ma quello credo che sia legato anche al discorso della se andremo o meno in Serie B, quindi insomma una sorta di precauzione per non fare un contratto troppo lungo nell'eventualità che poi la Reggiana non riesca ad andare in Serie B. E poi comunque anche nel caso andassimo in Serie B sarà da valutare se sia in grado o meno di tenere quello che è la categoria cadetta. E altri giocatori secondo me che vanno considerati sicuramente Jacopo Pellegrini, giocatore del Sassuolo, che è un giocatore giovanissimo, credo che abbia 20 anni, giocatore di prospettiva, giocatore che potrebbe crescere in maniera esponenziale anche quest'anno, quindi insomma teniamolo d'occhio, che potrebbe veramente fare la differenza, così come Filippo Nardi, che viene dalla Cremonese, ha giocato con la Cremonese in Serie B e in Serie A però non veniva considerato all'altezza, quindi è stato ceduto alla Reggiana per capire insomma quelli che sono i suoi talenti. Vedremo anche lui. Insomma, domani sarà, spero, una bella partita. Speriamo di fare un'ottima prestazione, di portare a casa i primi 3 punti che sono necessari per il morale, soprattutto dei tifosi, che insomma sono, come dicevamo, hanno lasciato l'anno scorso decisamente con l'amaro in bocca, quindi è indispensabile vincere, e speriamo che tutto vada bene. Forza Reggiana come sempre.